Come si può innovare e rendere sempre migliore man mano che avanzano le edizioni l'appuntamento con la Barcolana? La risposta è nella parte finale dell'intervista al presidente della società velica Barcola e Grignano che organizza l'evento. È difficilissimo se lo organizzassimo da soli, ma c'è una città dietro che ci stimola. Ma ovviamente c'è molto di più. Oggi nella sede delle Generali è stata ufficialmente presentata la 55esima edizione della Barcolana. Superati i 1000 iscritti, quasi 300 eventi in 10 giorni in calendario, grande attenzione all'inclusività e per la prima volta World Sailing e Federazione Italiana Vela approdano la Coppa d'Autunno con un programma molto importante per la vela e la disabilità. Poi il Sea Summit, tante regate e tanti sport diversi come il SUP e il nuoto. L'atmosfera che si respira è un po' come quella del tempo meteorologico oggi a Trieste, giornata splendida, bora, Barcolana che parte con il vento in poppa, più di 1000 iscritti e una voglia di esserci, di tornare a partecipare alla Barcolana forse più inclusiva di sempre. Tanta attenzione al parasailing, tanto coinvolgimento delle società veliche della regione e una proiezione internazionale. Però Trieste sta cambiando volto con le fotografie dei tanti partecipanti alla Barcolana dell'anno scorso che sono i protagonisti di questo grande evento. Quindi l'idea è di costruire assieme ai cittadini, alle istituzioni, alle forze dell'ordine, ai marinai, il più grande equipaggio della storia. Barcolana 55 sarà questo, il più grande equipaggio della storia della vela. Generali ancora una volta crede in questo evento e come loro anche molte altre realtà che contribuiscono sempre di più alla resa superlativa di Barcolana. Trieste per la Barcolana si mette in moto un'energia che è davvero incredibile, una creatività straordinaria per cui abbiamo ricevuto tantissime candidature da parte di associazioni, ONLUS, privati che ci hanno portato delle idee straordinarie. Quindi abbiamo potuto mettere assieme 250 eventi più il Sea Summit con novità importanti rispetto al passato. E le ricadute per la città sono sempre più, usando un termine caro al sindaco, interessanti. C'è una grande collaborazione, questo è molto importante con tutti e i risultati si vedono perché come sempre è un successo. E dopo fanno parlare della mia città, ormai la Barcolana è come la Fiera di Genova, sono quei eventi internazionali che fanno parlare della mia città e indubbiamente questo non può che farmi piacere. Un ritorno di immagine e naturalmente economico enorme.